Ducati fa rima con pista, ma questa volta cordoli e asfalto non c'entrano nulla perché ci sono ruote da 21 e 18 pollici. Lei è la Ducati DesertX, la prima vera moto da fuoristrada del marchio di Borgo Panigale. Curiosi di scoprire come se l'è cavata su strada? Beh, l'ho provata apposta per voi. Dai che si va! Non c'è dubbio, il concept presentato a Eicma 2019 ha rapito i cuori e Ducati si è sentita tirare per la giacchetta a tal punto da realizzarla per davvero. Per fortuna le differenze tra la show bike vista alla Kermesse milanese e la vera DesertX sono ridotte all'osso. Le linee riprendono quelle delle Maxi Enduro che correvano la Parigi Dakar, gara fuoristradistica per eccellenza, ma sapientemente rese moderne con quel tocco di Scrambler. Infatti la moto nacque sotto il marchio Scrambler. Il design è pulito, trasmette robustezza, il serbatoio e il frontale sono i suoi elementi caratterizzanti, specialmente il doppio faro con luce DRL circolare. I colori? Ovviamente il bianco, accoppiato a dettagli oro, nero e argento. In Ducati regna il motto Engine is the King, ovvero il motore è il re, ma quando si parla di fuoristrada, beh, è la ciclistica che assume un ruolo di assoluta protagonista. Ovviamente il telaio è stato completamente riprogettato ad hoc per la DesertX, ma mantiene uno schema classico per Ducati, ovvero il traliccio in tubi di acciaio. Insieme a lui lavorano una forcella, steli rovesciati da 46 mm Kayaba all'anteriore, completamente regolabile, 230 mm di escursione, al posteriore monoammortizzatore, sempre Kayaba, 220 mm di escursione, anch'esso totalmente regolabile. Questo permette un'altezza da terra di 150 mm, la più alta attualmente in Ducati. Da buona off-road, giustamente, i cerchi non potevano che essere a raggi, rigorosamente, come detto all'inizio, 21 pollici all'anteriore, 18 al posteriore, calzati da pneumatici Pirelli. Qui abbiamo gli Scorpion Rally STR, che nell'utilizzo che abbiamo fatto nella nostra prova, quindi strada e fuoristrada, abbastanza scorrevole, quindi non troppo impegnativo, con fondo abbastanza rigido e compatto, si sono comportati direi egregiamente. Per fare qualcosa di più impegnativo Ducati ha omologato sempre i Pirelli Scorpion Rally senza STR, più tassellati, specialmente all'anteriore, ma sono omologati anche i pneumatici più stradali se il fuoristrada volete vederlo lontano col binocolo. Ma non è finita qui, perché ci sono anche degli ottimi freni, questo aiuta tantissimo nella guida su strada, marchiati Brembo, doppio disco all'anteriore da 320 mm, pinza d'attacco radiale M50 all'anteriore, al posteriore c'è una pinza a doppio pistoncino molto modulabile. Dunque mancava il motore, che come detto è il re, questa volta messo un po' da parte, ma in realtà non è messo da parte perché è comunque protagonista dell'esperienza di guida. Rispetto al concept è stato messo da parte il motore raffreddato ad aria per un più moderno, prestazionale e anche più facilmente mantenibile negli intervalli di manutenzione motore raffreddato a liquido. È una vecchia conoscenza, in realtà recentemente aggiornata, è il Testastretta 11 gradi da 937 cm3, lo stesso che abbiamo visto e apprezzato su Monster 950 e Multistrada V2. Ovviamente però non è identico in tutto e per tutto, i valori di potenza massima sono i 110 cavalli, 92 sono i Nm di coppia massima, quello che cambia è la rapportatura del cambio con prima e seconda marcia che sono state accorciate per avere più spunto e la sesta invece è stata allungata per poter mantenere andature distese senza tirare troppo e mettere sotto sforzo il motore quando si va in autostrada, perché lo ricordiamo, lei è bellissima, ricorda la Dakar, ma è anche una ottima moto da viaggio. Dunque parlavamo di rapportatura per viaggi e quando si viaggia si dà anche un occhio ai consumi e alla capienza del serbatoio. Di serie la DesertX ha un serbatoio da 21 litri che possono diventare 29 montando l'optional del serbatoio aggiuntivo che si può montare al posteriore sul lato destro, una soluzione molto dakariana. Sempre in tema di soluzioni mutuate dal mondo dei motorelli, la strumentazione TFT con connettività Bluetooth per smartphone, così per ottenere le indicazioni turn by turn o controllare le altre funzionalità, ha lo sviluppo verticale per poter essere consultata senza troppi problemi anche quando si guida in piedi sulle pedane. E di parametri da tenere d'occhio ce ne possono essere parecchi data la dotazione tecnologica da vera Ducati. Ci sono infatti 6 diversi riding mode, 4 per la strada e 2 specifici per il fuoristrada, rally ed enduro. Non mancano i classici all'aiuto alla guida, poi come l'antipennata, il controllo di trazione, il controllo del freno motore, il quick shifter di serie bidirezionale e 3 diversi livelli di funzionamento per l'ABS con funzionalità cornering. Essendo una prima per Ducati, tanta attenzione è stata dedicata all'ergonomia, che devo dire trovo ben riuscita. Quando si sta seduti, si guida su strada, la triangolazione tra sella, pedane e manubrio è veramente molto efficace, dà tanta sensazione di controllo, c'è anche un buon livello di comfort sia per il pilota sia per il passeggero. Le selle sono ben imbottite, ben sagomate e nonostante gli 875 mm da terra, non è poi così difficile toccare il terreno, perché qui nella zona centrale dove c'è la giunzione tra sella e serbatoio è abbastanza snella. Quando si guida in piedi la posizione è col manubrio che può essere regolato, ci sono due pratiche tacchette che vi dicono quale dei due setting si sta usando. Bello largo, si ha tanto braccio di leva, la moto è abbastanza snella, il serbatoio però tende ad allargare andando qui in avanti, quindi bisogna stringerlo con le gambe e tende un po' ad allargarle, ma comunque c'è tanta possibilità di movimento in senso longitudinale. La parte dove più mi ha sorpreso la DesertX forse non è tanto il fuoristrada, perché giustamente si poteva aspettare tanto impegno da parte degli ingegneri nella realizzazione di un progetto nuovo in un segmento tanto competitivo come quello delle enduro medie con la ruota anteriore da 21 pollici. Il bello è che è riuscita a mantenere le caratteristiche di una Ducati nell'utilizzo su strada. È una moto che qui in Sardegna, paradiso degli smanettoni, ci sono curve veramente a non finire, quasi da far venire il voltastomaco. È una moto che diverte quasi tanto quanto una stradale per l'equilibrio della sua ciclistica, per le performance dell'impianto frenante. Nonostante sia una enduro stradale, si ha quasi la potenza frenante di una naked. È bello il motore, molto ben studiati i riding mode, anche quelli su strada differiscono veramente nella risposta del gas l'uno dall'altro. Per esempio tra touring e sport si avverte molta differenza nell'erogazione, che nella mappa sport ovviamente è ancora più pronta, e devo dire che il motore dai 6.000 giri in su ha anche un bel allungo poderoso. Per quanto riguarda il fuoristrada invece devo dire che è una moto che riesce a mantenere sicuro chi sta in sella con l'elettronica senza però privargli il divertimento, che è un po' l'aspetto fondamentale nel fuoristrada, il motivo per cui abbandoniamo l'asfalto per lo sterrato. 2 riding mode diversi, l'enduro è pensato per i percorsi un po' più tecnici ma anche per chi non ha troppa dimestichezza magari con il fuoristrada, perché la potenza del motore viene ridotta, la risposta del gas è un pochino più dolce e rimane inserito l'ABS anche al posteriore, l'ABS che però non ha una taratura stradale ma usa una delle due dedicate al fuoristrada. Quando invece si ha la malizia, ci sono le condizioni giuste come questo fondo che abbiamo trovato in Sardegna molto duro, beh, le spazzolate nella mappa rally sono all'ordine del giorno, si riesce a gestire molto bene la derapata col gas, quando si esagera un po' entra il controllo che ti mantiene sicuro, non taglia in maniera brusca, ti lascia derapare e poi ti riporta in linea in maniera veramente intuitiva e semplice. 16.290 euro, posizionamento al top della gamma, come il pacchetto in generale effettivamente si piazza al vertice per facilità, qualità percepita, motore, divertimento su strada e in fuoristrada, quindi un prezzo top per un pacchetto al top. Volete cambiare colore? Non è possibile, c'è soltanto questa livrea per ora. Noi qui ne abbiamo vista una un po' particolare ma era dedicata all'evento, però chissà, Ducati ci ha insegnato a farcele vedere poi dopo nel corso della carriera del suo modello. Per quanto riguarda gli accessori invece c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Vi ho parlato del serbatoio aggiuntivo da 8 litri, veramente una soluzione molto particolare che secondo me va a impreziosire ancora di più il look, ma ci sono anche ovviamente protezioni paramotore per l'utilizzo in fuoristrada, vari set di borse. Attualmente ci sono delle borse in alluminio, ma presto arriveranno anche quelle morbide dedicate al mondo dell'adventure, diverse possibilità di selle, e ci sarà anche un kit di sospensioni ribassato che Ducati sta approntando, perché, come amano dire, non è semplicemente un taglio di molla e ti monto la sospensione, ma c'è tutto uno studio dietro per poter rendere la moto ugualmente efficace e divertente anche per le persone un po' più basse del mio 1,74 m. Questo era tutto sulla DesertX. Ora fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video e ovviamente seguiteci sui nostri canali social Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, ma soprattutto sul sito www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!